Vergogna. Vergogna, una parola con tanti punti esclamativi rivolta agli amministratori di Como, quale ennesimo disperato appello lanciato dai cittadini che abitano Garzola, Civiglio e Brunate. Vergogna, una parola accompagnata da ironici simboli di euro e di fuochi d'artificio che la dicono lunga sulle promesse fatte dagli amministratori e mai mantenute. Vergogna per quelle transenne ormai sconquassate che da 2 anni rendono la strada davvero pericolosa, promettendo un lavoro di riparazione che non è mai cominciato e chissà mai quando comincerà. C'è scritto che è una vergogna, ma è una vergogna veramente. Causa incidenti perché come si chiama? Quella paratia che c'è su lì è già tutta, crea dei grandi disagi per la strada di Brunate e Civiglio, no? È proprio una gran vergogna. Che vergogna, veramente! Dovrebbero sistemare. Vergogna. C'era ragione. Dopo 2 anni non hanno fatto niente, vuol dire senza parole. È inutile dire, ormai lo sanno tutti. Ma no, questa è una storia senza parole. Cioè, 2 anni per riparare 10 metri vuol dire che è ridicolo. La cosa è talmente evidente che non ci sono parole. Madonna, cosa fa Brunate? Sulla strada di Brunate Como c'è innanzitutto una strettoia che non si capisce nemmeno. Il perché possa esistere ancora a distanza di 2 anni, ripeto, 2 anni, una cosa inconcepibile, se poi si pensa anche al fatto che c'è una semicurva ed è anche pericoloso ai fini della sicurezza del traffico, sicuramente questo tipo di situazione non appartiene agli anni 2000 e qualcosa. Ai fini della incolumità del cittadino, una cosa veramente pericolosa. Poi la cosa ancora più da sottolineare è il fatto che ci siano delle persone che abbiano denunciato questa situazione e che il comune è latitante, ripeto, latitante o per meglio dire menefrechista sulla salute dei cittadini comaschi. Si rende pericoloso perché dove c'è il confine dell'asfalto, c'è un gradino che praticamente quando te arrivi in su, se devi evitare una macchina, sei costretto ad arrivare a quel limite e facilmente la gomma scivola e spacchi sia il cieco che la gomma. Io non entro nel merito delle priorità del comune di Como perché non mi compete. Sicuramente in più occasioni ho detto che in quella situazione, in semicurva, è assolutamente pericoloso per le vetture, a maggior ragione dove c'è un servizio pubblico di pullman che crea un pericolo molto ma molto più evidente. Non solo, già l'anno scorso l'ho detto, che in prossimità dell'inverno si aggrava il rischio, perché inevitabilmente con neve e ghiaccio, in quella situazione chi è costretto a frenare è sicuramente in uno stato di pericolo. La dimostrazione quante volte sono state divelte le transenne. Non conosco la capacità di indebitamento del comune, ma credo che quella cifra possa consentire di andare a attingere al credito e quindi finanziarla con un mutuo. Se un pullman come questo incontra un'automobile, deve fermarsi perché tutti e due i mezzi contemporaneamente non possono passare, vista diciamo, lo stringimento della carreggiata, è un pericolo in più, ripeto, su una strada che già per sé è pericolosa, quindi secondo me bisogna provvedere al più presto alla sistemazione di quel punto lì, anche perché c'è il rischio che succeda poi qualcosa. Penso proprio di sì, non so se di crollo, ma sicuramente per le macchine, per gli automezzi sì.